a contrastare anche con la semplificazione la corruzione, cancro del nostro paese, della nostra economia, così il presidente dell'antitrust Pitruzzella. Intanto il Senato ha dato oggi il primo via libera per il nuovo codice degli appalti, il disegno di legge delega di riforma che ora deve passare alla Camera. Il testo prevede un riordino complessivo del settore per semplificare le norme in materia e predisporre procedure non derogabili con obiettivi di trasparenza e, dicevamo, lotta alla corruzione. Noi abbiamo oggi in studio ospite l'ingegner Patrizia Lotti, che è presidente dell'OICE, l'Associazione delle Organizzazioni Ingegneria e Architettura e Consulenza Tecnica Economica collegata a Confindustria, che fa parte Esatto. di Confindustria. Benvenuta, ingegnere, ingegnere o Grazie. presidente? In questo Signora. caso, sì. Ingegnere Lotti, Ingegnere. allora, voi siete favorevoli al nuovo codice degli appalti che si sta configurando in Parlamento? Noi siamo molto favorevoli e direi che abbiamo fatto da parecchi anni e oggi ne abbiamo avuto conferma. Tutto quello che era possibile perché il mondo poi degli operatori, come siamo noi, cioè il mondo dell'ingegneria organizzata, potesse dare il suo contributo. In Italia siamo un po' agli ultimi posti di come l'ingegneria viene trattata e direi che oggi è stata una giornata importante. L'approvazione della legge delega in Senato, soprattutto con questa ampia maggioranza, cioè opposizione e maggioranza insieme, l'astensione dei 5 Stelle, ha fatto capire quanto sia importante e sia stata recepita l'importanza di questa legge, che deve sicuramente favorire sviluppo e crescita, favorire sviluppo e crescita attraverso un sistema che si allontani dalla corruzione che è stata imperante in questi ultimi anni e che ha, a mio avviso, reso vano l'utilizzo del denaro pubblico che poi deve provocare il beneficio della collettività. Ingegnere, l'Italia, come sappiamo, ha sofferto per decenni, di procedure estremamente complicate, che poi hanno favorito, come dire, anche intermediari e intermediazioni, chiamiamole così, illecite e parassitarie e tanta corruzione. Ecco, il vostro contributo per cercare di arrivare effettivamente a neutralizzare tutto ciò che ha depredato, diciamo, i fondi pubblici nel nostro paese. Sicuramente la legge obiettivo è diventato, come dire, è stato uno dei baluardi da combattere, È insomma, stato sì. e questo è un L'utilizzo, risultato, aver superato la legge obiettivo. sicuramente, La sua cioè valutazione della la legge legge obiettivo? obiettivo è nata con certe finalità e purtroppo è stata travisata nella sua attuazione. Quello che noi, per il quale proprio ci siamo battuti e che riteniamo fondamentale è ridare centralità e dignità al progetto. Un progetto, parlo di grandi opere, parlo quindi di amministrazioni pubbliche che danno in appalto delle grandi opere. Allora, un progetto fatto bene, curato, in cui il progettista abbia la possibilità di avere le indagini a supporto della sua progettazione e il tempo necessario, fa sì che poi impedisce in fase di esecuzione tutto quel ricorso alle varianti, agli espedienti per dimostrare che il progetto non era corretto e che non fa altro che allungare i tempi di esecuzione, incrementare i costi e a questo punto si assiste o a quel fenomeno devastante per l'Italia delle opere incompiute, sul quale il Ministero delle Infrastrutture sta combattendo, ma soprattutto a opere che hanno dei tempi di realizzazione medi che ormai arrivano a 15 anni. E anche opere crollate non appena inaugurate. Sul discorso del crollo è vero, ci può essere però anche una molticiplicità Non mi diciamo, dica le condizioni climatiche. no, no, non avrei il coraggio di Non me lo dirlo, dica. non sarei un ingegnere, su questo Ecco, non ci ci sono sono dubbi. altri Però io fattori. continuo a dire che ci deve essere proprio alla base di questo, appunto il progetto che deve tornare al centro di questa attività. Un'ultima battuta. Ad aprile la produzione delle costruzioni è calata del 3,2% sull'anno.
È un settore in gravissima. È un settore in grandissima è il difficoltà. Settore più sofferente. È il settore più sofferente. Io in credo una in battuta, invece... cosa chiedete per far ripartire questo settore? Miracolo. Chiediamo che ci siano degli investimenti, ma che siano soprattutto investimenti programmati anche a livello politico e in una visione proprio di politica industriale e di sviluppo del paese. Grazie. E adesso io la ringrazio naturalmente, ingegner Lotti, per essere stata nostra ospite dell'OICE.